contro la prima della classe, peccato perché Sestri stava dando l'idea di giocarsela come l'andata. Sì, per un certo periodo fino al loro secondo gol sembrava un po' la partita dell'andata e lo sembrava forse anche dopo il loro secondo gol. Però è una squadra forte, c'è poco da fare. Quando entra uno dalla panchina e fa un gol simile, gli devi stringere la mano, non puoi fare altro. Penso che noi dobbiamo fissare queste prestazioni in modo che le possiamo fare anche con squadre più abbordabili. Questa è una squadra al momento che non concede nulla e non si è visto. Quindi dobbiamo ricominciare da domani, lavorare forte, anzi da domani finalmente diamo un giorno di riposo perché sono due settimane che fanno tutti i giorni. E quindi niente, dobbiamo ricominciare più forte di prima e provare a fare tutti ovunque. Questa è la mentalità giusta, secondo me dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo fatto una discreta partita, dobbiamo valutare veramente il valore dell'avversario prima di definire la prestazione e dobbiamo farle anche con squadre che magari sono più abbordabili. Sull'1-1 hai tolto Clemenza per mettere Raggio a centrocampo e infoltire un po' il centrocampo. Poi sì. Hai messo Gala per Regina, quindi hai provato di nuovo sì. A giocare. Allora, la rinuncia a Clemenza sul 1-1 è stata per due motivi. Il primo, in assoluto, è stato perché lui aveva un fastidio al flessore fino all'altro ieri e io preferisco rinunciare a lui per mezz'ora che per due mesi. Quindi ho paura sempre, finché lui non ha la possibilità di riposarsi un po', visto che non giocava praticamente mai all'interno, ha fatto tre partite di fila, tre partite in 11 giorni, credo che far stirare un giocatore così importante sarebbe stato da folli. Anzi, secondo me ho preso pure un grosso rischio a farlo giocare. Ha fatto una buona partita, è ovvio che la sua presenza per noi è fondamentale. Nel momento in cui stavamo soffrendo così tanto, perché loro comunque stavano spingendo forte, eravamo già d'accordo di allargare Candiano e mettere dentro Raggio non per infoltire il centrocampo, tenendo lo stesso modulo, Candiano a destra, come all'andata tra l'altro, Candiano all'andata giocava a destra e abbiamo preso un euro gol e da lì la partita è cambiata e ovviamente provando a recuperarla metti dentro uno offensivo, quindi Gala. Secondo me i cambi ci stavano, poi è chiaro, la partita va così. Loro è entrato Carbo, ha fatto quella di croce di palo, più forti chiaramente. A Carrara c'è una settimana a differenza degli ultimi periodi per preparare la partita. Sì, io credo che la cosa fondamentale in questo momento sia riposare, cioè credo che il riposo stesso sia un allenamento, quindi a mio avviso ora è fondamentale recuperare le energie. Tre partite in 11 giorni sono tante e di questa entità, perché sia con la Juve che con Cesena sono state partite. E quindi l'importante è quello, poi prepareremo la settimana praticamente tipo con un giorno in meno, però comunque ci sta, dai.